Da ieri la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha un nuovo presidente. Si tratta di Fabrizio Palenzona, che ha vinto la sua battaglia contro Quaglia, che era il presidente appunto fino a ieri e che purtroppo è stato sconfitto. Perché c'è tanto interesse per la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino? Intanto perché è la terza in Italia, dopo Cariplo e Compagnia San Paolo, ed ha un patrimonio di ben 3 miliardi di euro. Quindi si tratta di erogare ogni anno delle somme consistenti e in più la Fondazione è azionista di importanti banche, per cui decide anche la governance di queste banche. Si è trattata di una lotta tra due democristiani, perché sia Quaglia che Palenzona appartengono entrambi a quella che è stata la Democrazia Cristiana. Dopo tanti anni, nel mondo delle fondazioni, i partiti che attualmente governano non contano ancora nulla e continua a contare la Democrazia Cristiana.